E tra gli impegni che avevamo chiesto di espungere non è il dodicesimo ma è il tredicesimo, perché dallo stampato sì. E quindi la riformulazione dell'ultimo punto non è riferita al tredicesimo ma al quattordicesimo, perché l'ultimo punto degli impegni risulta essere 14, numero 14. In più, nel descrivere i pareri delle mozioni, quindi in un rispetto, come dire, sacrale di tutte le proposte che venivano dai gruppi, ho scambiato, diciamo, mi scuserete, la mozione del PD, il parere era favorevole senza nessuna riformulazione. Bene, grazie sottosegretario. Allora passiamo alle dichiarazioni di voto. Ha chiesto di parlare il deputato Mottola. Prego, ne ha facoltà. Gentile Presidente, onorevoli colleghi, i dati pubblicati dall'AIFA sulla spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera relativa al 2015 rilevano uno sforamento di 1 miliardo 880 milioni di euro rispetto al tetto programmato di 18 miliardi, con una previsione di spesa che nel 2020 arriverà a 35 miliardi di euro anche a causa della produzione di nuovi e costosi farmaci. Su questo principio e sui dati relativi alla spesa farmaceutica 2005-2015, da più parti arriva la sollecitazione alla riforma del farmaco che ne garantisca una nuova governance. Cifre spese che ci danno la dimensione e l'importanza di questa filiera, innanzitutto finora filiera produttiva, di buon lavoro, di lavoro qualificato, e anche una filiera che si occupa di una questione delicata come quella di assicurare il diritto alla salute dei cittadini. Tuttavia ci sono dei limiti al nostro sistema del regime dei farmaci dovuti spesso all'insoddisfacente processo di definizione del prezzo del farmaco, troppo spesso ad appannaggio delle stesse case farmaceutiche. Questo comporta un costo altissimo per lo Stato a cui bisogna porre rimedio attraverso una definizione più chiara dei requisiti previsti per stabilire il costo del prodotto dei farmaci. In particolare il costo finale dei farmaci antivirali diretti è ufficialmente sconosciuto. Si sa che è elevatissimo, ma è sconosciuto perché l'accordo tra AIFA e le aziende produttrici prevede una clausola di riservatezza. Lo stesso Presidente dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha auspicato che questo tipo di accordi non si verifichi più e chiede al Governo di assumere iniziative affinché l'AIFA non sigli più accordi con le case farmaceutiche con la presenza di clausole di riservatezza e senza trasparenza. Queste case farmaceutiche negoziano prezzi molto diversi a seconda dei paesi e quindi siamo di fronte a un atteggiamento scorretto. Se da un lato il brevetto garantisce incentivi per la ricerca e per lo sviluppo, dall'altro crea situazioni di monopolio che generano costi elevati per le cure e consentono alle imprese farmaceutiche di imporre la linea secondo una logica che in questo caso nulla ha a che vedere con la ricerca e con il diritto alla salute. È peraltro necessario rivedere le modalità per l'approvazione e il riferimento ai requisiti di qualità, efficacia e sicurezza. L'efficacia va misurata su indicatori di esito robusti e quindi attraverso un confronto con un farmaco della stessa categoria di provata efficacia, se esiste, e su cui va dimostrato il valore aggiunto del nuovo farmaco in termini di efficacia, tollerabilità e il rapporto ai costi e benefici. Onorevoli colleghi, se l'efficienza del sistema sanitario nazionale è affidata a modelli organizzativi validi, farmaci efficaci, operatori competenti, procedure correttamente eseguite e tecnologie moderne, la sua sostenibilità è legata a doppio filo con la spesa farmaceutica. Un nuovo sistema non può prescindere dalla definizione di nuovi tetti di spesa e dall'adozione di misure strutturali tali da liberare risorse per far fronte ai nuovi bisogni assistenziali in campo farmaceutico. Ci troviamo di fronte a due necessità: poter curare in modo universale tutte le persone che ne hanno bisogno e contemporaneamente assicurare accesso e sostenibilità economica al sistema. Alleanza Liberale Popolare Autonomie voterà favorevolmente a tutte le mozioni che andranno in questa direzione. Grazie. Grazie, onorevole Mottola. È iscritto a parlare il deputato Totaro. Prego. Grazie signora Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi. Noi del gruppo di Fratelli d'Italia riteniamo sia necessario riformare incisivamente il sistema di governance dei farmaci, che deve garantire l'universalità del diritto alla salute e la sostenibilità economica del sistema sanitario nazionale. Come ha evidenziato il rapporto OSMED 2015, la spesa farmaceutica nazionale è aumentata dell'8,6 rispetto all'anno 2014 ed ha sfiorato i 29 miliardi di euro. Questi dati sono destinati a crescere, pertanto affinché il sistema sanitario sostenga l'immissione di nuovi farmaci innovativi sarà necessario intervenire sui tetti di spesa separati tra farmaceutica territoriale ed ospedaliera. L'attuale modello che regola la spesa farmaceutica, oltre a non garantire il rispetto dei tetti